sostanzialmente stabile Wall Street, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con il Dow Jones che si ferma a 26.048,51 punti. Sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità il Nasdaq 100, che chiude la giornata a 7.513,85 punti. Sotto la parità il Nikkei 225, che mostra un calo dello 0,35%, in netto miglioramento l'indice cinese. Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse. Bilancio decisamente positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,92%, piccola perdita per Londra, che scambia con un meno 0,46%, giornata fiacca per Parigi, che segna un calo dello 0,59%. Il settore materie prime, con il suo meno 1,28%, si attesta come peggiore del mercato. Composto ribasso per Tenaris, in flessione dall'1,51% sui valori precedenti. Distribuito il dato sui prezzi al consumo della Cina, pari a 2,7%. In Giappone, pubblicati gli ordini macchinari core, pari a 5,2%. I mercati sono in attesa delle scorte di petrolio degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio,